Dopo un anno e mezzo davvero difficoltoso anche per i nostri ragazzi che hanno dovuto fermare completamente la loro attività sportiva, essere qui oggi a Pievaltoppo con i ragazzi che appunto frequentano questo corso di tecnica è davvero entusiasmante e anche di buon auspicio. Si torna in campo a Pievaltoppo per i Pieve Batta Soccer Camp, il campo estivo dedicato agli appassionati di calcio. Si tratta di un campo estivo che si svolgerà dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, per i ragazzi nati dal 2008 al 2012, qui fra le strutture di Pievaltoppo e Battifolle, e saremo al via da lunedì e siamo uno staff super qualificato, tutti istruttori col patentino, 4 laureati in scienze motorie sportive. E come ospite il primo giorno in questo Open Day abbiamo un grandissimo mister Massimo De Paoli. Potrà prendere parte e in che modo? Potranno prendere parte tutti, nonostante comunque si svolga tra le strutture di Pievaltoppo e Battifolle, comunque è aperta a tutti, sia tesserati che non, anzi ci fa moltissimo piacere comunque ampliare vedute sia nostre che dei ragazzi e far amalgamare nuovi ragazzi in questo gruppo. L'appello è rivolto anche alle bambine, più volte le abbiamo viste scendere in campo. Ho scritto anche a tutti i mister Arezzo Calcio Femminile, per mandare il nostro flyer, il nostro volantino, e l'appello è strarivolto alle bambine perché le vogliamo, anzi il nostro obiettivo principale è non finire il camp senza una bambina, perché sarebbe una mezza delusione. Presente all'Open Day anche Massimo De Paoli. Sono venuto molto volentieri, ero già venuto in passato a Pieve di Toppo e credo che qui ci siano tutti gli ingredienti per praticare bene un'attività, uno sport che deve essere prima di tutto avere uno scopo sociale ed educativo. E poi l'altro aspetto molto importante è questa società e questi giovani allenatori qualificati che vogliono impostare seriamente, perché il problema della trasmissione di conoscenza e del fare con i bambini è un problema serio, bisogna essere preparati. E quindi al di là della cornice splendida dal punto di vista paesaggistico, il mio ruolo è quello di cercare, avendo un po' più di esperienza, di condividere con loro dei momenti, con dei momenti di riflessione fatti soprattutto con gli allenatori, e soprattutto dei momenti invece dove si gioca, ci si diverte, e spero che sia un buon inizio, un buon incipit per questo camp che andrà sicuramente benissimo. Una ripartenza importante dopo momenti davvero difficili per il calcio dilettantistico. Sì, effettivamente noi il lockdown ci ha azzerato tutte le poche risorse che avevamo, perché chiaramente non potendo fare né scene né niente, né manifestazioni, ci ha azzerato. Oltretutto noi abbiamo continuato a fare delle strutture anche durante il lockdown per cercare di dare più servizio, però sinceramente speriamo in una ripartenza dove possiamo fare qualcosa per poter ripartire con tranquillità sia a livello sanitario che anche a livello economico.